Ecco, Sali, Canto dell'anima, testo di Anna Oxa. Bocche piene di falsità che nutre il mondo, mani prive di dignità, votate a Dio. Sali, uomo, sali e dimentica. Sali e ritorna alla tua, sottinteso, nascita. Bene, mi fermerei subito. La prima cosa che balza all'occhio è che è scritta in italiano, almeno per il momento. Quindi le bocche piene di falsità che nutrono il mondo, bello, perché oltre il fatto che le bocche siano piene di falsità, che già di per sé ha un senso, è un'accusa evidentemente sociale, perché al plurale, così in senso ampio, che nutre il mondo. C'è di carino anche il paradosso che inverte il naturale ordine delle cose, cioè è una bocca che nutre il mondo, lo fa attraverso le sue falsità, perché il mondo si nutre di falsità. Quindi non è una visione proprio ottimista della faccenda. Mani prive di dignità, votate a Dio. L'invito è sali, uomo, sali e dimentica, sali e ritorna alla tua nascita. Quindi elevati. Migliorati, distaccati da questa dimensione terrena costringente, opprimente, piena di falsità e senza dignità, e torna alla tua nascita, cioè, quindi ritrova la purezza, ritrova la... Bello. Occhi dell'ambiguità dei vostri tempi, vite frammentate senza verità. Sali donna, sali e resuscita, sali e ritorna alla tua nascita. Ok, occhi dell'ambiguità dei nostri tempi, oltre ad avere chiaramente il suo valore per come è scritta, mi sembra che sia anche in qualche maniera una critica a come il mondo viene visto, cioè distorto sotto queste lenti attuali che a volte ci fanno vedere delle cose che ci sembrano evidenti o ci sarebbero sembrate in altre epoche evidenti nella loro natura, invece adesso non lo sono proprio più. Distorsioni proprio anche dal punto di vista della prospettiva sociale. Vite frammentate senza verità, insomma, che è una fotografia perfetta di questi tempi, e in più senza verità che riconduce al discorso che invece siamo strapieni di menzogne. Quindi la parte iniziale qui cambia e dice sali donna, sali resuscita. Credo che il fatto di parlare di uomini e di donne in realtà non abbia una vera importanza, è solamente riferita ai due, secondo me, come emblema della vita e del mondo, insomma, come gli Adamo ed Eva iniziali, ma senza chiaramente riferimenti di tipo religioso. Che mi sembra evidente che non ci sia proprio nulla, al massimo c'è qualcosa di. Ci sono dei riferimenti filosofici o dei riferimenti a idee orientali. Sali ritorna alla sua nascita, quindi sì. Libera l'anima come rondini la sera. Ok. Non sono un grande esperto, diciamo, non sono un ornitologo esperto, quindi non so effettivamente i movimenti delle rondini, ma se l'ha scritto evidentemente, però magari è una cosa carina se c'è qualche esperto che magari dice guarda, questa è una cazzata clamorosa, oppure effettivamente succede questo. Comunque l'andrò magari a vedere e poi nei commenti finali eventualmente valuteremo questa cosa. Vola libera, insomma, si continua con questa idea di libertà, nitida come il canto dell'anima, come stella dell'aurora di un mattino che non c'è e che non ha nome. Quindi, vabbè, proseguiamo però. Arca dell'umanità andata a fondo, cuori puri mangiati dall'avidità. Sali e poi un'altra vita tu. Nitida come il canto dell'anima, si spiega da sola, come stella dell'aurora di un mattino che non c'è e che non ha nome. Sembra quasi un testo in alcune parti, sembra quasi un testo alla Battiato, è
è etereo, è un inno alla vita intesa come dimensione interiore, e infatti si riferisce all'anima. Arca dell'umanità andata a fondo, quindi continua con il giudizio che è netto su come è andato il mondo, insomma a che punto è arrivato il mondo, cuori puri mangiati dalla verità. Quindi in qualche maniera un po' qua, come dire, sottrae i buoni, i puri, gli sottrae una parte di colpa o tutta la colpa, non so poi le esatte intenzioni, che dice è l'avidità che vi ha divorato. Ora qua sarebbe interessante capire se in realtà il cuore puro viene divorato dall'avidità del corpo che lo ospita oppure dall'avidità del mondo. Comunque poco importa, perché l'effetto è che la purezza chiaramente sprofonda come quest'arca che è andata a fondo. Sali e poi un'altra vita tu. È bella questa cosa, sono quelle frasi che poi magari non riesci mai effettivamente a decifrare esattamente a millimetro cosa voleva dire, però sai anche, si percepisce lontano un miglio che è scritta con senso, è scritta con sentimento, è scritta con l'intenzione di parlare di qualcosa comunque di etereo. E comunque è un messaggio positivo, mentre c'è di speranza in qualche maniera. Dice facciamolo, che così forse qualcuno si salva. Sali e poi un'altra vita tu. È bella, ecco, questa è poetica. Questo vivrai ripetuto in continuazione, come a dire che la vita vera sarà la prossima, sarà quella nella quale ti sarai salvato grazie al fatto che ti sei liberato delle trappole terrene che ovviamente in questa ti stanno tenendo nel fango. Ripete di nuovo libera l'anima come stella dell'aurora di un mattino che non c'è. Sali, sali, rosa, sali. Non so se si riferisce alla rosa come fiore o a un... Sì, ma immagino che sia quello. Come stella dell'aurora di un mattino che non c'è, che non ha un nome. Che non ha un nome. Che non ha un nome che viene ripetuto... Non viene scritto a caso, evidentemente. E poi viene ripetuto... Quindi il fatto che un mattino che non c'è, che non ha un nome, in realtà lascia intendere che al momento questa speranza è solo teorica, perché in pratica non si vede una luce in fondo al tunnel, una via d'uscita. Nitida l'anima, come stella dell'aurora, di un mattino che non c'è e che non ha un nome, quindi rimarca questa cosa. Beh. Poi tireremo un attimino le somme, però mi pare evidente che sia un testo. È un testo, è scritto, è un testo coi controcoglioni che ha un'idea, ha un supporto sia visivo che evocativo, a livello emotivo, l'uso della parola. Ora non è il testo più bello che ho letto in vita mia, ma è un testo, cioè è un testo, e questa è una cosa già di per sé abbastanza importante. Conclusioni sul brano di Anna Oxa, che credo saranno abbastanza brevi. Allora, il brano non è stato particolarmente apprezzato, il che, voglio dire, non, da una parte non sorprende e dall'altra non è una novità il fatto che ci siano dei brani che a Sanremo non prendono quello che secondo me meritano, come ne meritavano altri in altre edizioni. In particolare, parlando di questa, io credo che questa canzone, e lo dico anche a rischio linciaggio pubblico, sia tra le migliori come testo, tra le migliori 3, 4, 5 ora, non saprei, però senz'altro tra le migliori. È scritta in italiano, è scritta bene, ha un senso, ha un valore, non poteva essere diverso, perché la canzone, come sapete, è scritta dal leader dei Baustel, Bianconi, e poi vedo anche Cavallà e il maestro Fio Zanotti. Ora, la canzone è indubbiamente a livello di testo scritta bene. I riferimenti ci sono, le figure anche, ha un senso etereo, ha una caratteristica propria, ha una ragione di esistere ed è concentrata sull'esistenza. Ne abbiamo già parlato, quindi è inutile tornarci tanto, perché era sul testo. Quello che trovo scritto in giro dai recensori che analizzano e
comunque i testi o fanno delle valutazioni più o meno opportune, più o meno che siano più o meno capaci a farlo. Fondamentalmente nessuno ne parla male. Io credo che un po' l'effetto vecchio sia stato uno dei motivi per i quali non è stata particolarmente apprezzata questa canzone, e poi anche direi qualche problema proprio a livello di suono, a livello di mastering, come è stato scelto di fare, di editare questa canzone. Credo che ci sia un problema. Tra l'altro ho visto anche dei video dove hanno effettivamente verificato tutte queste caratteristiche dei brani in gara, e si analizzava anche questo fatto. Alcune canzoni sono state un po' mortificate da alcune scelte, altre invece hanno respirato di più in certe fasi, però è una parte molto importante. In più credo che la prima esibizione, che sia stata quella che sia generalmente, poi è quella che generalmente lascia una prima impressione importante, difficile molto spesso da capovolgere, sia stata mortificante, ma lo è stato un po' per tutti, quindi forse lo ripeterò anche in altri video. Cioè la prima sera, parliamoci chiaro, non si poteva sentire, tutti, non lei. Nel suo caso particolare diciamo che c'è stato qualche problema proprio sul fatto che si mangiasse diverse parole, e quindi io credo che questo l'abbia un po' mortificato quella che rimane una bella canzone con una gran bella intenzione, un testo sicuramente superiore alla media, se non buono, e quindi nient'altro da aggiungere fondamentalmente. E quindi vi ringrazio, vi invito a lasciare dei commenti, vi invito ad aggiungere qualsiasi considerazione riteniate utile, e vi invito ad ascoltare la musica, a pensare alla musica in maniera seria e a continuare ad amarla. Ciao.